Quello del post Juve Cagliari è un Thiago Motta come sempre, fintamente tranquillo, ma che sotto sotto ha espresso dei concetti davvero importanti e che è davvero furioso. Ce lo racconto come un Thiago Motta davvero innervosito da quello che è successo durante Juve Cagliari. Quindi scopriamo il perché oggi qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo, qui sarete sempre aggiornati in maniera costante e gratuita. Quindi se vi va, iscrivetevi al canale, lasciate like ai contenuti, perché è chiaro che ci sono degli aggiornamenti in merito a quella che sta succedendo alla Juventus, ed è una Juventus che dopo questo 1-1 contro il Cagliari deve rivedere alcune situazioni. Quello di cui si è parlato tanto, tantissimo, chiaramente in questo Juve Cagliari è sicuramente quell'espulsione a Francisco Conceição, che non ci voleva per niente. Perché non ci voleva? Perché semplicemente la Juventus su quella fascia lì ha due giocatori di riferimento: il primo è Nico Gonzalez, che è infortunato, e il secondo è Francisco Conceição. L'infortunio di Nico Gonzalez durante l'Ipsia Juve aveva aperto a uno spazio più ampio, e quindi poi una titolarità contro il Cagliari per Nico, proprio per Francisco Conceição. E il Chico, che era stato protagonista di quel gol meraviglioso contro l'Ipsia, aveva anche cominciato bene la gara, cioè si capiva che era quello che ti poteva dare quella spinta in più. Quando prendeva palla, lo stadium si accendeva totalmente. Nel finale di partita, però, c'è stata quella ammonizione, doppia ammonizione poi, che ha portato all'espulsione per un fallo. Un fallo di simulazione che a mio avviso mi è sembrato un po' troppo. Ma quello che ha detto Thiago Motta in conferenza ci fa riflettere. Ha detto: non ho visto le immagini. Se è simulazione, è giusto che sia stato ammonito per regolamento. È una cosa di cui stiamo parlando da tanto tempo anche alle riunioni con Rocchi. Le simulazioni non fanno bene al gioco. Mi fido di quello che ha visto l'arbitro, ma le simulazioni non devono avere interpretazione. Ma si è aperto un precedente. Se si fa una volta, si fa sempre. Non a convenienza. Da adesso si fa sempre. No, ogni tanto sì, ogni tanto no. Ci guadagneremo tutti. È un Thiago Motta furioso. Perché questa roba qui, se messa poi a paragone con altre situazioni, vedasi ad esempio Udinese-Torino, oh, pardon, Inter-Udinese dello scorso anno, dove una leggera mano di Pere sulla spalla di Lautaro era, non solo non era simulazione, ma anzi era rigore a favore dell'Inter. Beh, questa similitudine ha creato un po' di malumore nei tifosi. E un po' mi sembra anche un po' una frecciata la partita con Motta. La serie ne abbiamo viste altre mani appoggiate sulla spalla che non solo non erano simulazioni, ma erano proprio fallo in aria, quindi calcio di rigore. Per cui questa è diciamo una situazione da analizzare bene. Tra l'altro poi Thiago Motta ha detto altro, ha detto: abbiamo concesso nel primo tempo, siamo andati in vantaggio e dovevamo attaccare meglio. Andando in vantaggio dovevamo chiuderla, alla fine con rigore sono arrivati al pareggio, poi l'espulsione è diventata tutto più difficile. Abbiamo fatto tutto noi, abbiamo giocato discretamente bene, ma abbiamo lasciato aperta la partita e il Cagliari ne ha approfittato. È una coincidenza il fatto che siano dei punti persi sempre dopo la Champions? Si dice: niente è coincidenza, è una cosa che dobbiamo migliorare, in futuro dobbiamo fare meglio. Cioè, questo cosa vuol dire? Che lui si è reso conto che dopo la Champions League l'attenzione per il campionato cala, perché non hai il focus su quello che è una competizione che magari snobbi, perché incontri il Cagliari in casa e quindi vai sereno su quello che è l'obiettivo, quando in realtà invece non deve essere così, perché devi assolutamente centrare l'obiettivo Champions, ma anche campionato. Poi, per quanto riguarda la simulazione di Conceição, lo abbiamo detto, e poi sul fatto di Vlahovic, perché anche la situazione di Vlahovic ha fatto imbestialire i tifosi della Juventus, perché quel gol lì, l'abbiamo detto nell'analisi post partita, è chiaramente un gol che ha cambiato le sorti della partita. Cioè, quel gol lì, a mio avviso, avrebbe chiuso la gara. 2-0, partita diametralmente chiusa, non tanto, non perché non ci fosse il tempo per recuperare per il Cagliari, ma perché mentalmente davi un'ammazzata clamorosa ai sardi. Così facendo invece hai dato quasi una spinta e la serie, ma sai che forse si può pareggiare con questi, e quindi ne hai approfittato. Lui cosa ha detto di Vlahovic, Thiago Motta? Ha detto: situazione importante della partita, ma come tante altre in cui doveva fare meglio e chiuderla. Noi siamo stati capaci di farlo e non siamo stati capaci di farlo, e dal passare a chiuderla siamo arrivati al metterci noi in difficoltà. Con l'espulsione poi è diventato tutto più difficile. Per quanto riguarda simulazione,
cosa ha detto l'arbitro. E gli ho detto: quello di cui sto parlando con voi, con rispetto, rispetto reciproco, non c'è interpretazione, sì o no. L'arbitro ha visto simulazione e ha ammonito giustamente perché la simulazione non va fatta. Ora bisogna farlo sempre, altrimenti si fa male al calcio. Con Sesa è un ragazzo fantastico, onesto, si allena con un atteggiamento incredibile. Se però ha cercato di simulare, è giallo. Per far bene a questo gioco va vista bene la simulazione, va fatto sempre, va punita. Quando c'è un movimento come quello di oggi, evidentemente va punito sempre, non soltanto a convenienza, dice Tiago. Lascio il margine perché non l'ho ancora vista, ma mi fido dell'arbitro. Serve anche a Conceição per migliorare. E poi andiamo a un altro argomento, di cui poi magari lo tratteremo un po' meglio in un altro contenuto, però c'è un appunto da fare. Douglas Luiz sfortunato. E qui c'è una piccola batosta anche nei confronti di Douglas Luiz, perché dice: non credo alla sfortuna, oggi abbiamo iniziato bene, dovevamo chiuderla, non bisogna puntare su un giocatore o un altro, vinciamo insieme, pareggiamo insieme e perdiamo tutti insieme. Non sono il tipo che dice: vinco io, è il momento di dare qualcosa in più, solo io, solo qualcuno, tutti. Ha tutta la mia fiducia Douglas Luiz, come tutti gli altri. Quindi su Douglas Luiz, diciamo che cerca un po' di contenere quello che è il suo pensiero, però evidentemente... Se io credo che ci sia una buona dose di sfortuna, ci sia stata una buona dose di sfortuna contro l'Ipsia, oggi la vedo un po' diversamente, ma ne parleremo in altro contenuto. Pareggio fa arrabbiare, c'è una partita che danno più fastidio delle altre, oggi è una di quelle. È inquietante vedere un pareggio del genere. Potevamo fare di più. Dobbiamo digerire il pareggio e andare avanti. È un Thiago Motta, era un Thiago Motta evidentemente nervoso. Credo che saranno dunque due settimane difficili da gestire per la Juventus, perché dovranno, diciamo, andarsi a inserire in un contesto in cui la Juventus deve digerire questo pareggio che non ha fatto bene sicuramente a nessuno, perché non ha fatto bene a Douglas Luiz, non ha fatto bene a Thiago Motta, non ha fatto bene alla difesa, al centrocampo, a Vlahovic, a Conceição. Cioè, ci sono vari giocatori che secondo me se la vivranno male questa sosta e arriva nel momento sbagliato. Perché c'era quell'entusiasmo che arrivava dalla situazione legata all'Ipsia, alla Champions League, e tagliarlo così, con un pareggio, avvenuto in questo modo, con questo nervosismo, e poi stare due settimane fermi, secondo me è abbastanza pesante. Oltretutto, la situazione di Conceição complica il percorso Juve, perché ora la Juventus non si trova né Nico al rientro, né Conceição. E quindi questo è un gran problema, bisognerà capire se ci sarà il ritorno immediato di Timothy Weah o se la Juventus valuterà una soluzione diversa. Magari Danilo più basso e quindi da terzino è cambiato, può tornare a fare l'esterno alto, potrebbe essere questa una soluzione. Potrebbe la Juventus nel frattempo prendere un altro difensore a parametro zero e valutare un giocatore, non so, Kalulu terzino, centrale, uno dei parametri zero e cambiato alto. Provare Mbangula a destra e Illiz a sinistra, vedremo. Ci sono varie soluzioni che la Juventus potrebbe lavorare. In questo momento però la Juventus deve concentrarsi su queste due settimane e vi aggiorneremo su tutte le vicende della vecchia signora.